ancora un articolo dedicato all'SMRZ e Fabio Bazzani, dal quale ha avuto due figli, ossia Martina Di Siani e Nicolò, che ormai da compiuti 8, e viene chiesto ad SMRZ, che ormai è tanto che non la vediamo in televisione, e lei risponde: foto di SMRZ faccio la mamma e la moglie. Adesso Nicolò e Martina sono cresciuti, ma quando hai dipinti piccoli da accudire, se ne devono occupare, che rimane ben poco tempo. Diciamo che me la cavo come posso, magari ogni tanto partecipo a qualche evento, senza lasciarli troppo da soli. SMRZ, è questa la tua scelta di vita? Certo è chiaro che ora, che sono più grandi e a settembre anche la secondogenita altra scuola, io avrò maggior indipendenza, ma non accetterei mai di andare un mese all'estero o cose simili. Non so neanche come reagirebbero, non li ho mai lasciati da soli. L'idea di ripropormi c'è se trovassi qualcosa di interessante. Fra poco compirai il 40, tuo bilancio è molto positivo perché ho sempre fatto quello che volevo, sia nel lavoro che nella vita privata. Questo mi rende una donna autonoma. A chi mi chiede se soffro a fare solo la mamma rispondo che io non sono mica una casalinga disperata. SMRZ, a chi assomiglia ai bambini? Nicolò assomiglia a Fabio Mazza, mentre Martina anni lui da piccolo dormiva con la palla e gliela toglievo solo quando si era addormentato. Lei è troppo femmina, al mattino dice già quale destino vuole. Raccontaci il segreto tuo, Raffaella MRZ, e di Fabio Bazzani. La cosa fondamentale è che abbiamo gli stessi principi per quanto riguarda la famiglia e l'educazione dei figli, e poi viviamo una vita che piace a tutti e due senza che uno vada a rimorchio dell'altro. Io ho accettato di seguirlo, ma non è mai stato un peso per me. Intervista ad SMRZ e Fabio Bazzani, tratto da Nuovo.